Buongiorno a tutti. Ci siamo. Finalmente siamo all'assemblea organizzativa e programmatica della nostra federazione. Finalmente perché tutti noi abbiamo l'esigenza di cambiare la nostra CISL, di avere un sindacato nuovo. Perché quello che noi decidiamo tutti assieme e quello che si fa in queste assemblee, il confronto, sarà il futuro della nostra organizzazione. Perché il futuro e la progettazione del nostro sindacato lo decidiamo noi, facendo delle scelte che oggi devono essere dettagliate e devono tenere in considerazione il contesto storico nel quale ci troviamo. Da mesi, accanto ai temi delle linee guida per il nostro dibattito, si sente parlare di necessità di un sindacato nuovo, di una CISL nuova, di quel sindacato di Giulio Pastore che oggi ha l'esigenza di cambiare. Sindacato di prossimità, sindacato 3.0, fare il tagliando, sono una sorta di ritornello che sintetizzano quello che ieri Giovanni nel suo intervento ha definito momento di snodo della Confederazione, dove si devono attenzionare quelle criticità del sindacato per far sì che si cambi, si tolgano quelle incrostazioni che non fanno funzionare il nostro sindacato. Anche se non è tutto da rifare, perché l'abbiamo detto poche volte e forse non lo ripetiamo abbastanza, perché non è tutto da rifare. Dobbiamo trovare innanzitutto quella determinazione e quell'incisività nelle persone che rappresentiamo, fra la gente, essere determinati e incisivi e trovare anche quel senso di appartenenza che ha contraddistinto e caratterizzato quel lavoratore del Saufi che negli anni 60 condivideva, apprezzava le scelte politiche del sindacato. Perché dobbiamo essere coinvolti noi in prima persona e poi riuscire a coinvolgere, a trasmettere i valori di un sindacato, perché se no hai voglia di parlare di giovani, di donne, non riusciremo mai ad essere incisivi, ad attirarli all'interno di questa meravigliosa struttura sindacale che è la nostra organizzazione. Tra l'altro le tematiche ci hanno attenzionate, che sono una forte analisi per la nuova struttura del sindacato, è quella che tu hai richiamato ieri e sono i tre temi principali. Risorse, giovani e donne e territorio, perché è proprio lì la presenza sul territorio, le risorse che sono fatte di uomini e donne che lavorano in sinergia. Non può essere più considerato questo un sindacato omocentrico dove solo l'uomo ha degli incarichi politici, le donne che si sono sempre occupate e determinate per le loro capacità nell'affrontare tematiche quali la 104, la maternità, oggi sono pronte per avere degli incarichi politici e lavorare con la stessa stregua accanto agli uomini. Anna Maria Furlan è un esempio, ma una goccia nell'oceano non può bastare. Adesso la strada è tracciata, dobbiamo portarla fino in fondo. Dobbiamo essere proprio incisivi. Le donne, gli uomini e le sono risorse, sono ricchezza per un sindacato che si apre alle esigenze della gente, che ha necessità di cambiare la propria struttura per essere credibile e per aiutare proprio i fabbisogni, non solo di lavoratori iscritti, ma anche della gente. Infatti si è parlato proprio di sindacato di prossimità. Sono una giovane donna della FIT CISL Sicilia che ha avuto tante opportunità. Nella propria regione ha avuto l'occasione di fare dei corsi di formazione regionali e nazionali, di essere supportata sia dai territori che all'interno della propria regione per quello sviluppo al femminile che dà incisività al coordinamento donne. Io voglio chiudere questo mio intervento con una frase un richiamo al premio Nobel per la fisica e per la chimica di Marie Curie. Niente nella vita va temuto, deve essere solamente compreso. Ora è tempo di comprendere di più, così possiamo temere di meno. Tra l'altro penso che CISL Reti sia una bella occasione. Brava Consetta, è rimasta abbondantemente nei tempi. Quindi Astori Simone, Sardegna. Si prepara Tornusciolo Giorgio,
Tornucciolo, Lombardia. Tornucciolo. Buongiorno. Noi non siamo per gli accenti, abbiamo qualche difficoltà. Buongiorno a tutti. Io sono Simone Azzori e sono il delegato sindacale della Sardegna. Purtroppo arrivo dalla provincia più povera d'Italia, il Sulcis Iglesiente. Lavoro all'ARST, che è l'azienda regionale Sarda Trasporti. Io vorrei dire che, dopo la bufera di quest'estate, la gente capisse veramente che il sindacato è volontariato. Non è un lavoro e nemmeno un posto dove fare i propri interessi. Però non deve bastare solo questo per attirare i giovani. Bisogna farci credere nel sindacato. Questo si ottiene mettendoci la faccia ed essendo sempre onesti. Anche quando non si possono accontentare gli associati, gli iscritti e, come dicono le linee guida nazionali, il rilancio del radicamento territoriale, l'alleanza con la gente, farci leggere tramite la presenza capillare nel territorio come un soggetto al quale ci si può rivolgere per avere ascolto e aiuto. Questo bisognerebbe fare. Per quanto riguarda i presidi territoriali, posso solo confermare che il nostro sta funzionando benissimo. Con la FIT regionale sarda abbiamo una collaborazione giornaliera. A noi non ha creato nessun problema passare dalla FIT territoriale al presidio. Perché rafforzare il territorio non significa attribuirgli personalità giuridica, bensì lo libera da tutti gli orpelli burocratici e gli fornisce le risorse per concentrarsi solo sull'azione sindacale del territorio. Questo bisogna fare i complimenti alla nostra segreteria per l'ottimo lavoro svolto in questi 2 anni. Hanno risposto ad ogni chiamata da parte del presidio del Sulcis e non solo, hanno messo in campo, oltre alle risorse economiche, una grande passione. In questi 2 anni la mia segreteria regionale ha lavorato benissimo, ha organizzato corsi di formazione a cui personalmente ho partecipato. Il corso, oltre alle nozioni che i bravissimi docenti ci mettono a disposizione, dà la possibilità ai delegati di legare tra loro. Questi corsi permettono ad ogni delegato di creare una collaborazione che va oltre il proprio territorio. Questo non può che far crescere il sindacato. Speriamo al più presto di poter saltare il mare per allargare le conoscenze, visto che per ora io ho fatto solo quello regionale. Tutto questo però, grazie anche al costante impegno e alla professionalità del nostro formatore Angelo Acquafresca, a cui vorrei fare un applauso, che lo merita. Poi non condividiamo tantissimo l'idea di avere in segreteria regionale e segretari del presidio. Porterebbe via troppo tempo da dedicare agli associati. Nel Sulcis Iglesiente abbiamo troppe difficoltà. Un dato che impressiona è avere 130.000 abitanti con più di 35.000 disoccupate e migliaia di lavoratori in regime di ammortizzatore sociale. I disoccupati sono circa il 30%. L'assenza di lavoro rende difficile fare gli associati. E anche quando fortunatamente arriva la pensione non c'è un cambio regionazionale, purtroppo. Troppi pochi giovani che vengono reinseriti. Ad oggi l'unico incremento che abbiamo nel Sulcis è quello dei cassa integrati. Ci vuole uno sforzo maggiore da parte di tutti, anche dalla parte della FIT nazionale, per cercare di portare questo territorio al massimo del suo potenziale. Noi nel Sulcis abbiamo, per attirare i giovani, abbiamo creato un sistema di informazione che li tiene aggiornati in tempo reale, cerchiamo di coinvolgere il più possibile, però a partire dalla nazionale in giù bisognerebbe veramente capire che avvicinarsi al sindacato sarebbe di fondamentale importanza. Le idee nuove, le vedute aggiornate con i tempi nostri permetterebbero a noi stessi di migliorare il sindacato e la nostra situazione lavorativa. Sull'aspetto economico, la segreteria regionale è sempre puntuale, però se arriva qualcosa in più nessuno si offende. Assolutamente. Un'ultima cosa, ma di fondamentale importanza, la vorrei fare sulle piccole aziende che non versano le quote. Qui bisogna trovare un rimedio, come già state facendo, perché il nostro segretario nazionale Pasquale ce ne ha parlato alla nostra assemblea organizzativa sarda e quindi ci ha già aggiornato. E poi gli ripeto quello che gli ho detto all'assemblea sarda. I lavoratori non accettano le fasce di garanzia. Qua bisogna eliminarle, qualcosa bisogna fare. Le fasce di garanzia ci rovinano. Poi così potremmo riprenderci anche qualche diritto in più, soprattutto sul TPL, che è da anni che rimaniamo così. Detto ciò, vorrei chiudere il mio intervento sperando in un impegno maggiore da parte di tutti, per far crescere ancora la nostra FIT. Concludo con una frase, è un po' spiritosa.
I sindacalisti sono come i preti, tutti ne parlano male ma ricordano loro quando sono in difficoltà, però noi dobbiamo farci trovare sempre pronti. Grazie a tutti. Bravo Simone. Giorgio, Lombardia. Si prepara Pier Federici Dario, Toscana. Ciao a tutti e a tutte. Tornucciolo è un cognome tipicamente lombardo, ma non mi vergogno a dire che sono figlio di migranti che negli anni 50 sono andati al nord per cercare di trovare delle speranze per la propria famiglia e per i propri figli. E dico questo perché nell'intervento toccherò anche un tasto che sovente si evita anche nella nostra organizzazione, che è l'attenzione al popolo dei migranti che lavorano dentro alcune delle nostre aree contrattuali. Io faccio una premessa perché parlerò solo di un'affermazione che è stata fatta dal nostro segretario Giovanni, che mi interessa moltissimo, sulla prateria, però mi corre l'obbligo, dopo quello che ho visto in questi giorni, di dire due cose. La prima, mi sembra di capire che la nostra organizzazione si stia impegnando a tutti i livelli per darci una riqualificazione professionale, che è necessaria perché non ci possiamo permettere il lusso di essere dei giuggioloni in un mondo che cambia velocemente e nel cambiare libera delle potenze negative che si ripercuotono sulla vita di tutte le persone, di tutti i nostri colleghi di lavoro e anche delle nostre famiglie, perché dimentichiamo che un uomo frustrato o una donna violentata prima o poi deve tornare in una casa, in una famiglia, nella sua società e non possiamo permettere di distruggere quella componente umana che dovrebbe costituire il nostro convivere civile. La seconda premessa la faccio, e ringrazio molto dell'informazione che è stato fatto sulla vita delle donne e sulla violenza, sulla distrazione, sul maschilismo imperante che tante volte tradiamo nei nostri comportamenti, che a volte sono collusi con il silenzio, con lo scherno, con la battutina. Mentre invece è molto, molto, molto grave. La storia che vi racconto è questa. Verso il 2005 viene nel mio ufficio una donna che conoscevo bene, che era associata da anni alla nostra organizzazione, lavorava per un consorzio in una multinazionale del nord, in Lodi, una grossa multinazionale. E venne da me, io la conoscevo, si chiama Solange, si chiama perché non sarà mancata, anche se non la vedo da... È venuta a chiedere delle informazioni, a chiedere un aiuto e dico: senti, ma allora come va lì sul lavoro? Ah, non lo sai, dice, sono andato via. Perché? Perché il capo impianto continuava a invitarmi fuori la sera dopo il lavoro, io dicevo di no e cominciava a cambiarmi i turni, perché lì dove ci sono i lavoratori e le lavoratrici esposte ai capetti di turno vuol dire lasciarli in balia dei più bassi istinti che possono avere, con tutto rispetto, i lavoratori del mondo operaio che lavorano in cooperative, aziende al più delle volte degradate. Morale della favola, lei ha parlato col marito e il marito gli ha consigliato: vai via da là, cambia posto di lavoro. Io da buon sindacalista ficcanaso ho chiesto subito: ma scusami, ma lo facevano solo con te e le tue colleghe? E lei dice: le mie colleghe, o per debolezza o per cultura o per interesse, dicono di sì e le lasciano in pace. Ovviamente abbiamo fatto di tutto, io con i miei colleghi collaboratori locali, per fare in modo di cacciare questo consorzio, ce l'abbiamo fatto, ma non abbiamo risolto il problema con una ritorsione. Il problema è veramente culturale e attiene all'attenzione e alla competenza di tutti noi che lavoriamo nel quotidiano. Adesso, sono stato molto colpito dall'affermazione di Giovanni, dove lucidamente ha detto: noi siamo primi in determinati settori, mentre invece abbiamo intorno a noi una prateria abbandonata. Mi è piaciuta la metafora. C'è una battaglia culturale da vincere che passa anche attraverso la riqualificazione, anche se è vero, non si può fare una scuola di morale. Purtroppo la morale, l'educazione, l'umanità, sì, non si passa solo attraverso l'istruzione. Allora, se abbiamo una prateria intorno a noi e siamo primi in altri settori, vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato. E io dico la mia analisi. Il primo errore.
Non si può utilizzare lo stesso modello di intervento e di gestione sindacale, tipico negli altri settori in cui ci siamo consolidati e siamo anche tra i primi, nel grande che appunto sono, se le andiamo a guardare bene, le municipalizzate, le ferrovie, il trasporto pubblico locale, sono mediamente delle grandi aziende strutturate con un capitale pubblico alle spalle o, se privatizzate, le cosiddette privatizzazioni fredde. E il nostro quadro militante è di estrazione di quelle aziende e hanno vissuto una mentalità e un modo di fare sindacato che non funziona nella prateria e non può funzionare. Allo stesso tempo va bene la riqualificazione, ma non ci possiamo violentare, tra virgolette, se uno è cresciuto in una maniera. Il secondo errore è la concentrazione geografica. Il nostro modello organizzativo ci ha portato a concentrarci nelle province, nei capoluoghi, abbandonando, lasciando perdere quelle che sono, non può essere dappertutto, dove c'è la concentrazione, c'è un rapporto costo-beneficio adeguato e quindi è giusto lavorare lì, non bisogna trascurare lì, ma abbiamo abbandonato quelle che sono le praterie, le periferie, le campagne, dove sovente, soprattutto nella pianura, troviamo delle grosse concentrazioni di aziende della logistica, quelli che io chiamo i siti industriali della logistica. Se poi dopo questi siti industriali si trovano in zone di confine, noi viviamo il fenomeno che esiste nelle frontiere nazionali. Masse di lavoratori, perché fate conto che comunque un'azienda, un hub della logistica può contenere mediamente dai 150 ai 500, alle 500 persone, uomini e donne che lavorano, masse di lavoratori che per esempio dalla provincia di Lodi vanno a lavorare nella provincia di Cremona o nella provincia di Pavia e viceversa. E ci siamo sempre trovati nella difficoltà di non poter dare assistenza perché non avevamo la competenza. Quindi se tu sei di Piacenza devi andare a Piacenza, se sei di Pavia vai a Pavia. E così abbiamo perso in gente tante persone che poi dopo si sono rivolte al sindacato autonomo o al sindacato presente localmente. Poi, scusate, do una traccia perché è così complessa e così vasta che bisogna cercare di cogliere il bersaglio. Il terzo errore è che tante volte in quest'area contrattuale, per comodità, perché abbandonati a se stessi, per opportunità, per convenienza, per pigrizia, per soccombenza culturale, in quest'area contrattuale, a differenza dei settori strategici nostri, dei settori maturi, sovente siamo succubi o a ruota o delle controparti o della CGL. Controparti che non sono controparti, perché il più delle volte noi andiamo a parlare con quelli che sono i fornitori di servizio, gli imprenditori interposti, che continuano a cercare vantaggi competitivi e chiedono al sindacato il modo per poter abbattere il costo del lavoro. E visto che non abbiamo poteri sulla finanza, è sempre il contratto che poi alla fine andiamo ad erodere, quando va bene per qualche tessera vera o fasulla che sia, quando va male. Noi non dobbiamo più commettere questo errore di confondere il soggetto col predicato, il verbo con l'avverbio. Il mondo delle cooperative ha fatto affari, ha fatto fortuna nel cercare di avere, di pretendere un vantaggio competitivo che fino a qualche anno fa gli riconosceva anche lo Stato e oggi neanche lo Stato gli riconosce più. Continuare a concedere vantaggi competitivi a tutti i livelli significa essere complici con un sistema di degrado e di sfruttamento che ha un carattere epocale e io aggiungo, perché ho fatto catechismo, grida vendetta a cospetto di Dio, perché sono uomini e donne abbandonati nelle fauci di chi fa del denaro o dei propri istinti il proprio fine di vita. Ora, l'altro errore, ed è l'ultimo, poi passiamo alle proposte, noi dobbiamo prendere consapevolezza dell'importanza socio-economica della popolazione migrante, che sia all'interno dei confini nazionali, che sia all'esterno di confini scritti dall'uomo. Con le sue peculiarità, con le ricchezze, con le difficoltà, noi non tutti, ma
soprattutto dalle mie parti, io vedo anche all'interno della CISL, a volte il migrante, vuoi per l'influenza della Lega Lombarda, vuoi perché adesso va di moda brontolare, ma noi trattiamo con disprezzo uomini e donne che sono venute qua, e io aggiungo, anche mio padre lo ha fatto, anche se era all'interno del confine nazionale, ma lo chiamavano marocchino, o li chiamavano terroni, li chiamavano in tante maniere, va bene così, aiuta il carattere e ha aiutato anche il clima familiare, il vivere un dualismo, di sentirsi sia quando tornavi indietro, sia quando eri qua, mai al posto tuo e di generi diversi. Per me è stata una ricchezza e penso che lo sia anche per gli altri. Dobbiamo smetterla di trattarle con superficialità e disprezzo, perché sono una ricchezza. Più della metà dei miei 1400 iscritti che ho nel mio territorio lombardo sono migranti. I miei collaboratori, tolto uno che è biondo con gli occhi azzurri, uno è di colore, l'altro è magrebino, i delegati migliori vengono, sono quelle persone che per integrarsi, perché credono in determinati ancora valori, si sono dati da fare per aiutare se stessi aiutando gli altri. E quindi questo è un tesoro che non possiamo più far finta che non esista. Adesso le proposte e vado alla conclusione. Einstein disse, visto che bisogna sempre appoggiarsi su qualcuno più erudito, ma è fondamentale. Non possiamo risolvere i problemi con gli stessi schemi con i quali li abbiamo creati. Noi dobbiamo smettere di violentare i nostri collaboratori dicendo tu sei cresciuto nel mare tropicale e devi andare al Polo Nord a cacciare le trote. Bisogna provarci, bisogna dare una formazione, una cultura, ma se non funziona, non funziona. E lo stesso vale per il modello di leadership. Non possiamo gestire la prateria confidando nel livello apicale. Il livello apicale deve essere a protezione nella contrattazione nazionale, deve aiutare a fare in modo che non ci siano derive, ma non si può decidere tutto a livello apicale. Bisogna delegare dei poteri di contrattazione e negoziazione per poter trovare l'incrocio fra il bisogno della produzione, che è differenziata nel mondo della logistica, perché a secondo di quello che trasporti o a secondo in quale processo produttivo sei inserito, necessita una flessibilità, necessita una risposta che non è mai la stessa tutti i giorni, ma bisogna incrociarla con una protezione e promozione sociale dei lavoratori e delle lavoratrici, perché se non lo facciamo noi, chi altri può farlo e a chi altri potrebbe interessare? Dobbiamo recuperare la conoscenza della materia, perché nella prateria, quando le giacche azzurre volevano andare a conquistare, si appoggiavano a delle guide indiane, perché non potevano inventarsi la conoscenza di un territorio aspro, abbandonato a se stesso, non se lo potevano, attraverso un manuale o attraverso qualche consiglio o un confronto, riuscire a capire dove accamparsi, dove attaccare e dove invece indietreggiare. E questo lavoro di confronto deve portare all'elaborazione di un piano strategico sì nazionale, perché ci deve essere a livello nazionale, ma con la collaborazione delle regioni dove c'è la concentrazione dell'attività della logistica, che proprio per peculiarità geografica è la pianura, in modo particolare la pianura padana. Perché? Perché tutto il sud Europa e tutti i mercati del Mediterraneo, faccio un esempio fra tanti, la Flextronics che movimenta il materiale della Apple, ha scelto di andare nell'Odigiano, perché nell'Odigiano riesce a beccare con i mezzi di trasporto tutto il Mar Mediterraneo e il Sud Europa, e per Mar Mediterraneo mettiamo anche il Medio Oriente. Lo stesso la Amazon ha scelto Piacenza, perché da Piacenza può raggiungere comodamente tutta l'Italia, ma il grande bacino di commercio e consumo è la pianura padana, non perché, ma semplicemente perché c'è la più alta densità di popolazione e ci sono anche i soldi. Quindi è necessario questa strategia, cioè non improvvisare, bisogna fare un piano strategico con la collaborazione di tutti quelli coinvolti. E bisogna, come ho già detto prima, rafforzare l'autonomia locale, la contrattazione locale, perché se no da Roma, sia per la peculiarità geografica, sia per la diversità del tessuto produttivo della logistica, non riusciremo mai a fare una sintesi che funziona,
potremmo fare sì una cornice, ma poi dobbiamo adattare la giacca alla misura della persona che si trova, che è diversa se si trova nella pianura padana, nella valle di Prato Fiorentina, piuttosto che nel basso laziale. Ora, concludo. Tutto questo è un vantaggio. Avere una prateria, avere sbagliato, avere abbandonato questi spazi può essere un vantaggio. Se sapremmo inventarci un nuovo modello sindacale che non deve essere funzionale a quello che oggi è esistente, che ha contribuito al degrado, e se riusciamo a essere presenti sul territorio e riusciamo a esprimere il nostro essere CISL è una forma di leadership adeguata ai bisogni reali. Grazie. Ringraziamo Giorgio. Voglio, mentre si prepara Pier Federici Dario della Toscana, volevo ricordare così, i 10 minuti, perché sennò non c'è la possibilità di fare tutti gli interventi. E con il prossimo intervento, se qualcuno ancora non l'ha fatto, può portare la richiesta di poter parlare, perché dopo questo intervento chiuderemo gli interventi, perché ne abbiamo un bel pacchetto. Ecco. Vai Dario. Vai Darietto. Buongiorno. Grazie dell'occasione, cercherò di essere all'altezza della situazione. Non ho diciamo molte occasioni di fare interventi simili. Io vengo dal territorio di Livorno e generalmente i nostri sono interventi più di piazza tra lavoratori che non di questa portata. Tra l'altro qualcuno ha detto io sono un ufficio, non c'ho uffici, generalmente vado fra la gente, nell'ufficio mi ci sento in gabbia. E oggi cercherò, per quello che posso, di portare veramente la voce della nostra base, perché si sono raccomandate tutte le persone con cui parlo, cerca di far capire quali sono i nostri problemi. Fra ieri e oggi spunti ce ne sono stati tantissimi e spero di poter dare un senso logico a tutta una serie di problematiche che capitano e che viviamo nei territori. Intanto vorrei dire una cosa che mi preme. Oggi come oggi essere CISL è molto difficile. È difficile perché siamo quelli che generalmente non parliamo di scioperi, non parliamo di barricate, ma siamo quelli che cerchiamo di ragionare. Cerchiamo di portare proposte e questo probabilmente per un contesto dove ci troviamo non è spesso compreso, perché il sindacato spesso viene compreso come un'azione di lotta, come un qualcosa di ottuso e di opposizione netta. Quindi portare ragionamenti e portare anche delle proposte per cercare di salvare anche quelle aziende che ci danno il pane, anche perché qualcuno dei nostri colleghi di altre organizzazioni ha detto, almeno a me mi ha detto, i diritti a prescindere, io dico che i diritti senza lavoro se ne fanno pochi. Quindi le nostre proposte devono essere anche sempre razionali. E questo per l'ultima, io vi racconto un'ultima esperienza in un'azienda di circa 1300 dipendenti, io sono stato l'unico a firmare una proposta di accordo che avrebbe salvato bene l'azienda e avrebbe dato diritti a tutti quei lavoratori. Mi hanno minacciato, mi aspettavano nell'assemblea, mi volevano picchiare, i miei mi dicevano non puoi venire nell'assemblea a te perché ti picchiano. Poi alla fine l'azienda per salvarsi ha fatto l'unilaterale, ha levato tutti i diritti, ha fatto un'imposizione. Ora a distanza di 2 anni tutti mi... Quando vado nei soliti luoghi mi dicono, cavolo, se ti sarà dato retta avevamo raggiunto qualcosa di buono. Però in quei 2 anni prima faceva molto più presa a quelle organizzazioni che ti dicevano col padrone non tratto, guerra, scioperi, barricate e alla fine
ci siamo trovati in quelle situazioni. La nostra azione, o la mia azione, devo dire che, parlando di CISL nel territorio, ho avuto i risultati che ho avuto io nell'azienda dove lavoro, che ora si è aggregata e quindi è diventata molto più grande. Comunque, quando eravamo 130 dipendenti in una piccola azienda di provincia, io ero il 12° iscritto. Ora su 120 persone, la CISL conta 67 iscritti. E questo, ora un pochino spero sia dipeso anche da me, però non sarei riuscito a fare quello che abbiamo fatto se non avessi avuto il supporto della segreteria regionale e anche della nazionale, perché sinceramente io devo dire che quando telefono, quando ho bisogno, trovo sempre risposte, trovo sempre disponibilità, e questo per noi, per me, che parto dal basso, senza grosse preparazioni, significa molto. Quindi questo devo dire che è stato fondamentale. Poi uno spunto per quanto si parlava della famiglia. Ora parto, scusate, ma gli spunti sono stati tanti e vorrei dare un mio pensiero per tutto. Si parlava dei giovani, quindi si parla delle famiglie, si parla dei nuovi nati. Oggi come oggi è difficile anche mettere al mondo figlioli, perché io non so voi, ma generalmente nelle nostre aziende, io siamo in due, moglie e marito, facciamo dei turni che vanno su una media di 10 ore, io faccio l'autoferrotrambiere, che ad oggi come oggi stiamo a lavoro dalla mattina alla sera, prendiamo paghe, perché se noi rapportiamo la media delle ore stiamo a lavoro con quello che poi è la retribuzione, credo che nemmeno quelli che vanno nei campi riscuotono quanto noi, perché noi siamo, arriveremo sì e no per le ore di impiego circa 7 ore all'ora. Quindi con tutte le responsabilità che abbiamo, generalmente partiamo la mattina, ora sempre più spesso, perché nelle grosse aree metropolitane, bene o male, al di là dei disagi, della guida, però l'impegno è più ristretto. Per quanto riguarda le periferie, dove ci sono tanti extraurbani, sempre di più i nastri sono dalla mattina alla sera e generalmente le soste nei grossi centri, lontani dai propri depositi. Questo comporta partire la mattina e tornare la sera. E se la moglie lavora, probabilmente è una giovane e quindi anche lei, almeno relativamente giovane, e quindi anche lei farà dei turni particolari. È difficile oggi mettere al mondo un figliolo, anche perché se poi vai alle strutture per lasciare i figlioli, i figli difficilmente li prendono, perché comunque hai due redditi e quindi avendo due redditi non toccano mai i posti. E questo credo che sia un motivo per cui io ho una bambina e facciamo veramente i salti mortali per crescerla. E questo è una piccola parentesi per uno spaccato di vita personale che vivo. Poi parliamo di CISL e parliamo di territori. Io, al di là del territorio che è la provincia di Livorno, che è un posto bellissimo perché c'è il mare, posto fantastico, almeno per me è fantastico, però la nostra è una provincia che è stata governata, secondo me, da una politica che ha fatto degli errori immensi, che noi paghiamo. E faccio un esempio: noi siamo su un territorio, una lingua di terra di circa 90 chilometri, perché è una lingua sul mare, e io ho da competere con la CGL che ha, come nella mia categoria, 5 distacchi fissi. Noi siamo io, un ferroviere e un portuale, e abbiamo una media di 2-3 distacchi a settimana. Quindi ci ritroviamo a ragionare io con l'igiene ambiente, l'altro con i marittimi, quell'altro con i portuali. Se non ci può andare lui, ci posso andare io, e se non ci posso andare perché non ho permesso, nel tempo libero. E è tutto così. E fortunatamente, proprio perché qualcuno mi ha preceduto, la nostra ormai è un impegno, non lo so definire, perché a volte casa
mi danno dello stupido dalla mattina alla sera, mi dicono ma cosa fai? Te dalla mattina alla sera vai, fai, ma te in tasca cosa ti torna? E ormai sarà la soddisfazione, ormai qualcuno, probabilmente sbagliando, ha creduto in me, mi ha lanciato, ormai diciamo qualcosa posso dire di aver fatto, quindi ci siamo e facciamo. Però è molto difficile, anche perché, come dicevo prima, la politica della mia zona ha deciso di fare 4 aziende di igiene ambiente, e 2 aziende di trasporto pubblico, e nelle aggregazioni, siccome siamo piccoli, ci hanno diviso. Una parte è andata a Siena, quindi ancora più lontana, una parte a Pisa. Quindi le trattative anche di queste aziende non le faccio più sul territorio, ma le faccio o a Siena o a Pisa. Poi abbiamo l'Elba tutte le volte che dobbiamo andare sono 28 euro di biglietto, quindi il problema, qualcuno ha fatto l'analisi prima, io devo dire per la mia esperienza, dove andiamo e dove siamo riusciti ad arrivare, abbiamo fatto numeri e abbiamo fatto iscritti, perché probabilmente quello che sono le nostre idee sono diverse e forse più apprezzate. Il problema è il tempo, il problema sono le risorse per riuscire a intercettare quelle situazioni, perché come dicevo prima, io parlo dell'isola d'Elba, 30.000 abitanti, ma non riusciamo arrivarci, non riusciamo ad andare a parlare perché proprio il tempo e le risorse mancano. Ora, avete pazienza, ma almeno 2 cose, fatemele dire, perché mi interessavano. Il discorso degli scioperi, così salto al discorso degli scioperi. Io dico una cosa, ma ad oggi siamo gestiti da una parte politica che è di sinistra, dovrebbe aiutare, diciamo, in qualche maniera a guardare verso di noi. E, però si parla degli scioperi, rimettiamoci mano. Si è parlato dell'articolo 18 e quindi riforma del lavoro, si è parlato delle pensioni, noi non andremo in pensione, almeno io non ci andrò mai in pensione. E dico, ma abbiate pazienza, ma se queste scelte, se queste ipotesi o proposte, o poi leggi, l'avesse fatto un'altra area politica, cosa sarebbe venuto fuori? Invece mi sembra che ci sia un certo immobilismo su queste cose qui, ad oggi. Perché, allora, le regole sullo sciopero, io posso comprendere anche alcune esigenze, ma perché si sciopera? Si sciopera perché a qualcuno gli hanno staccato un braccio, si sciopera perché si guadagna 7 euro all'ora, si sciopera perché stiamo dalla mattina alla sera fuori, si sciopera perché siamo, almeno personalmente, con dei bus che non sono proprio di ultima generazione. Si sciopera perché ci sono dei problemi reali, anche se noi poi siamo quelli che lo sciopero lo usiamo per ultimo. Però cioè, almeno il diritto e poi il motivo, guardare perché succede questo. Sul discorso dei giovani, io faccio riferimento, ci troviamo noi spesso e volentieri a fare dei contratti o a fare degli accordi, perché nelle aziende noi ci chiedono sempre di stringere, di recuperare risorse, e quindi siamo sempre, credo fra tutti, più... una volta mi capitava, via, e mi dovete levare la parola. Allora io... No, abbiate pazienza. Io sono venuto una volta qui... Va. Dario, non è per toglierti la parola, è in qualche modo per... che abbiamo più di 20 interventi, però insomma... E il prossimo intervento, che non avevo in qualche modo anticipato, è Capozucca Claudio, Veneto. Non è pronto, andiamo al prossimo. Larissa Giuseppe, Calabria.
Buongiorno a tutti, un caloroso saluto da parte della Calabria al tavolo della Presidenza e a tutti gli amici in sala. È un'assemblea importante la nostra, l'assemblea organizzativa della FIT e della CISL. E in questa assemblea organizzativa la focalizzazione, la riflessione che ho fatto, che abbiamo fatto e anche che abbiamo dibattuto, e i modelli di ieri, che sono dei modelli che ormai non ci sono più, ne siamo tutti consapevoli, il modello istituzionale, il modello economico, il modello aziendale, il modello sindacale, che è quello che ci riguarda in prima persona, fanno parte della storia, del passato. Ci sono dei mutamenti epocali che stanno stravolgendo un po' tutto e quindi noi siamo in questo turbine di rivoluzione, di cambiamenti, e in questo turbine con l'assemblea organizzativa sui territori, con questa di sintesi dei territori, non dobbiamo perdere la bussola e dobbiamo vedere cosa fare e come fare. E perché oggi è cambiato un po' tutto e sappiamo che cambierà. E il nostro problema particolare e che ci sta a cuore è un attacco al sindacato da più parti, da una finanza predatoria, da istituzioni che non vogliono riconoscerci, e quando c'è responsabilità, autorevolezza, competenza, in alcuni casi isolano, guarda caso, la FIT e la CISL, perché vogliono far fuori tutto il sindacato. È una decisione ed è un obiettivo che si sono dati, e questo obiettivo noi lo dobbiamo stravolgere, anzi cassare, per la responsabilità dei lavoratori che rappresentiamo, per la nostra storia e per i valori che ci appartengono come FIT e come CISL. C'è praticamente una grossa perdita di consenso diffusa. Ieri anche quegli spezzoni mandati la dicono veramente in maniera chiara e concreta. C'è il consenso della gente, che in alcuni casi va visto come recuperarlo, come averle dalla nostra parte. Strumentalmente i media che ci tolgono il consenso, che a ogni piè sospinto cercano di sottrarcelo perché far comodo per quell'obiettivo. E la mia esperienza territoriale, in qualità di segretario territoriale di una provincia a sud che è Reggio Calabria, è un'esperienza molto, diciamo, forgiante, perché in questo quadriennio ne ho passati di tutti i colori. Abbiamo visto commissariamenti, scioglimento di società partecipate, confrontarci con capitali di ventura, sindacati e gruppi nati sul momento, manifestazioni di piazza, situazioni veramente molto difficili, con tensioni molto forti, da dover poi andare a vedere e a valorizzare la FIT, a sindacalizzare, perché molte volte anche la cultura, la mentalità è quella dove noi dobbiamo cercare di attecchire. Ci sono dei momenti molto, molto caldi, anche penso all'area portuale di Gioia Tauro, però fortunatamente, grazie alla lungimiranza nell'ultimo congresso e a quello che è stato da un punto di vista organizzativo il punto importante, che è quello di essere presenti sul territorio, penso al presidio anche di Gioia Tauro, piuttosto che alla segreteria della FIT di Reggio, abbiamo tenuto e siamo stati in grado di arginare, di mantenere
e comunque di fare bene la nostra parte. Quindi questa anticipazione pure che è stata di questa grande categoria che è la FIT, la categoria unica che afferma questa lungimiranza che ha avuto la FIT prima probabilmente della CISL, anticipando i tempi, è un concreto modello da tenere presente, da portare diciamo a confronto, perché le buone prassi poi alla fine bisogna farli contaminare. E quanto discusso anche nell'assemblea organizzativa regionale, quindi la sintesi che afferma la presenza sul territorio, nelle SAS, perché là è il nostro vivaio, là è il nostro laboratorio di crescita, è là che possiamo individuare le risorse giuste per rinvigorire la CISL, rinvigorire la FIT. E bisogna promuovere, come dice Giovanni, e tenere ben presenti e visibili, focalizzarli le nostre stelle polari, che sono il territorio, i giovani e la gente. Questo elemento gente ci deve praticamente non abbandonare mai, perché noi dobbiamo acquisire consenso attraverso l'accettazione della gente, l'attrazione da parte nostra nei confronti della gente, perché questo ci dà valore aggiunto. E vorrei dire anche la lungimiranza e gli investimenti fatti che devono continuare sull'aspetto della conoscenza, della formazione, un merito di aver fatto un'opera ciclopica per costruire uno staff nazionale e per fare una rete in tutta Italia, perché l'Italia è lunga e lontana, si sono spese risorse finanziarie e risorse umane per creare proprio una rete a livello regionale. Abbiamo fatto anche tanti momenti formativi, ce n'è un disperato bisogno, se ne discute anche oggi qua a Rimini, perché la FIT ha investito e intende investire ancora di più. Una FIT che deve uscire da questo dibattito importante dell'assemblea organizzativa con un atteggiamento che ci deve contraddistinguere, perché è nostra responsabilità in qualità di dirigenti sindacali, un atteggiamento che deve essere di motivazione. Dobbiamo uscire motivati e motivanti, perché dobbiamo attrarre, e se non siamo motivati e non vediamo i punti dove intervenire per motivare, guardate, non attrarremo nessuno e faremo il gioco di chi ha obiettivi diversi e non rappresenteremo bene i lavoratori, i nostri associati, i giovani in cerca di lavoro, le donne, la gente, il territorio. E dobbiamo realizzare concretamente queste cose, e perché nei principi storici della FIT, della CISL, c'è la democrazia economica e la partecipazione. Probabilmente c'è una sfida che dobbiamo intraprendere, che è quella di ribaltare questa situazione e di affermare questi due principi, perché questi due principi forse possono dare tante risposte, soprattutto alla FIT oggi, alla CISL rete domani, strategica, perché comparti dell'energia, dei trasporti, dell'ambiente e della comunicazione, comparti dove toccano molte volte anche le finanze e le gestioni pubbliche. E quindi realizzare concretamente tutto questo realizzare il primato soprattutto del lavoro e della giustizia sociale, che manca tantissimo in questo Paese. Noi dobbiamo principalmente, al di là di tutti i rituali, al di là di tutti i momenti istituzionali di organizzazione a tutti i livelli, riuscire ad essere noi prima di tutto portatori di motivazione e portatore sul campo di formazione,
per guidare a tutti i livelli l'organizzazione e dare sostegno a quei giovani, a quelle donne che si vogliono impegnare nei posti di lavoro, nel territorio vicino alla gente. Una FIT ed una CISL del terzo millennio che deve essere più attrattiva e determinata che mai, più di quello che è stata fino ad oggi, perché soprattutto, siccome le convinzioni determinano e chiudo, noi non dobbiamo svalutarci prima di tutto e non dobbiamo pensare che ci sono altri momenti. Questo è il nostro momento e non ci saranno altri che dovranno farlo. I cambiamenti, i miglioramenti continui, costanti, li dobbiamo fare noi. Noi siamo gli uomini e dobbiamo agire con passione e con motivazione, perché con questo ci contraddistingue. E non dobbiamo mai abbandonare l'orgoglio di essere FIT, l'orgoglio di essere CISL. Così facendo io credo che possiamo avere il viatico per uscire da questa assemblea organizzativa più forti, più determinati e con una carica in più per essere la FIT del terzo millennio, la CISL del terzo millennio. Grazie. Grazie Giuseppe. E Capozucca Claudio, Veneto, si prepara, Rivolo a Stefano. Mi raccomando una cosa, guardate, non è per volere interrompere gli interventi, ma abbiamo ancora 21 interventi. Dopo vogliamo sentire anche il nostro segretario confederale, quindi cerchiamo di stare il più possibile nel tempo. Allora, mi scuso, taglio un attimo l'aria così, mi scuso un attimo con la platea perché nonostante l'invito del nostro segretario generale non sono né giovane né donna né tantomeno una giovane donna, però mi scappava un intervento Giovanni, quindi no. Benissimo, grazie Giovanni. Allora, dall'introduzione di Giovanni e dai quattro focus che ci sono stati, gli argomenti sono talmente tanti che ci sarebbero spunti per parlare un po' di tutto. Vediamo se riesco ad andare fuori tema anche nonostante tutti questi spunti. Io vorrei parlare delle cose che mi piacerebbe se si parlasse di più negli organismi in questo mio intervento, anche perché io penso che uno che fa sindacato, cioè tutti quelli che fanno sindacato a tempo pieno, penso che debbano lavorare con entusiasmo e con passione, no? Perché altrimenti io non penso che si possa fare dei leader, come l'educazione dei figli, no? Più di quello che gli dici è l'esempio, è l'importanza dell'esempio. Quindi se mi sento che devo dire qualcosa, anche se vado fuori tema, per me un'assemblea organizzativa della CISL, della FIT, non si va fuori tema. Quindi io con molta umiltà e senza nessuna pretesa di dare una chiave di lettura che sia, perché qua penso che non ce l'abbia nessuno, no? Vorrei dire come la penso su alcuni argomenti. Avendo vissuto l'organizzazione, penso un po' a tutti i livelli, da segretario di coordinamento, RSU, RLS, segretario generale di un territorio, segretario regionale, quindi con la modesta esperienza mia personale. Una sola cosa mi interessa parlare, fra le tante dette da Giovanni, penso che sia la cosa, qualcosa diceva anche l'intervento che mi ha preceduto, rispetto all'attacco al sindacato e alla fine presunta di un modello di fare sindacato. E allora, senza pensare a scenari lontani, no, quando accade questa cosa, proviamo a pensare a quello che succederebbe se passasse di quei tre disegni di legge, per esempio, no? Il disegno di legge, il Sacconi, no? Il ruolo del sindacato rispetto al diritto di sciopero, no? Dicono che noi insomma siamo sindacato difensivo, da anni mi sento dire, io invidio quei colleghi che hanno fatto il sindacato, quello che è dal 70 in su, no? Noi siamo nati, cresciuti e abbiamo fatto sempre sindacato difensivo, no? Lo diceva anche Silvia quando parlava dello sciopero, no? Nell'81 il primo codice di autoregolamentazione, dopo, lo dicevi tu, si sono inasprite nel 90 le norme, quindi è un sindacato difficile da fare, no? Da praticare, no? E da far proseliti. Dicevo, provate a pensare se passa quel disegno di legge, provate a pensare, adesso noi in ferrovia stiamo facendo le RSU, a noi che ci frega, a noi ci frega, la stiamo facendo col modello, col testo nuovo sulla rappresentanza e si giocano risorse
risorse umane si giocano su questa partita qua, e deve essere una partita in cui ci deve essere un po' più federazione, io non sento tanta federazione su questa partita qua, io vorrei più federazione su questa partita, perché è fondamentale questa partita qua. Pensate, con tutto l'impegno che stiamo mettendo per fare l'RSU, se arrivasse una privatizzazione del gruppo FS all'inglese, come la stanno facendo, con tanti piccoli passi, decreti, disegni di legge, tanti, ce la stanno sfilando di mano, no? Con qualche disegno di legge di qualche senatore anche del PD, no? Se succede una cosa, altro che RSU, altro che gruppo FS, è finita, ci crolla un mondo, il mondo cui eravamo abituati a ragionare, non c'è più da un momento all'altro, non esiste più. Senza pensare al governo, Renzi, lui dà gli 80 euro, provate a pensare che succederebbe, ne parlavo ieri con Osvaldo Marinig, se passasse il reddito minimo di cittadinanza, noi ci mettiamo 10 anni a rinnovare un contratto, questo gli dà 80 euro, fa il reddito minimo di cittadinanza, non possiamo più fare sciopero, possiamo chiudere. Questo è il contesto in cui ci si muove. Allora noi come CISL, come FIT, come ci poniamo, come ci stiamo ponendo di fronte a questo cambiamento? Diceva Giovanni che per essere riconosciuti dalle controparti bisogna essere attrezzati. E io di questo volevo ragionare, no? Visto che l'assemblea organizzativa dovrebbe essere quell'appuntamento di metà mandato in cui una sorta di officina, no? Una sorta di officina per vedere quello che funziona e quello che non funziona. Cosa sta facendo la CISL, la FIT per essere attrezzati rispetto a queste sfide? Allora cominciamo a parlarci chiaro. L'assemblea organizzativa, fino a poco tempo fa, da quando è stata decisa, non mi sembra che c'era sta smania di fare l'assemblea organizzativa. Nessuno c'era sta, era anni che non si faceva, figura c'era sta smania di fare. Siamo stati costretti da cose che succedono fuori, qua non ha parlato nessuno, ma bisogna che ne parliamo, no? Specialmente un'assemblea organizzativa. A livello mediatico è successo qualcosa al sindacato, alla CISL in particolare, che ci ha costretto a dire che il sindacato deve fare qualcosa per cambiare, e abbiamo rilanciato l'assemblea organizzativa. Dovevamo farla anche se non ne avevamo voglia, però noi siamo cislini dentro, e quando cominciamo a fare le cose, no? come l'RSU, Madonna quante paure prima di farla, oddio la competizione, è meglio l'RSA, quando sono state fissate le date è partita la macchina, adesso vedo l'entusiasmo e cerchiamo di farle, ma non per farle, cerchiamo di farle per vincerle. E così l'assemblea organizzativa è cominciata così, ma sì dai bisogna farla, e poi invece siamo entrati dentro ai temi del dibattito sul territorio e anche in altri posti. Sulle cose che vanno e su quelle che non vanno. Io ho una speranza, e anche di tanti altri, che la critica costruttiva negli organismi, questo è un organismo, io qua mi sento a casa mia, non sono né da un giornale né dal Fatto Quotidiano, sono a casa mia, e spero che la critica costruttiva in questa organizzazione non venga letta, come spesso accade, come un ostacolo al cambiamento. Se no non servono a niente gli organismi. Non è possibile alzare la mano negli organismi, tutto passa all'unanimità, si esce nel corridoio, è uno schifo, è una vergogna. Parlate qua, parliamo qua. Se no non serviamo a niente, il mandato, la rappresentanza, eccetera. Provi a fare un'osservazione sul regolamento economico. Sei tacciato di essere in malafede, ma allora tu eri uno che rubavi, perché hai fatto delle osservazioni sul tuo regolamento economico e che va fatto. C'è qualche errore, c'è una forbice troppo ampia fra territorio e centro, ci sono delle cose che non funzionano, si può dire o non si può dire questa cosa? Sono in malafede perché dico questa cosa e sarò in malafede. E non possiamo gettare al macero quello che abbiamo fatto fino adesso, Io, il segretario, questa federazione, rivendico quello che ho fatto e quello che ha fatto. Abbiamo pagato i debiti, c'è trasparenza amministrativa a tutti i livelli, c'è tracciabilità di ogni operazione, ai territori non mancano le risorse.
Che devo fare? Butto tutto a mare? Cambiamento. Perché c'è scandola sui giornali? Non esiste. Se perdiamo di vista quello che ha fatto grande questa organizzazione, la capacità di scegliere, la capacità di guardare, la capacità di vedere oltre. Altro tema che mi appassiona, unificazioni. Le unificazioni fra categorie, fra USR, fra UST, delle volte sembra che mettono la maionese insieme alla cioccolata, però si parla di unificazioni. Perché non ci diciamo con chiarezza, una volta per tutte, qua c'è pure la Confederazione, qual è, visto che le risorse non sono infinite, qual è il livello che non serve a questa organizzazione? Qual è il livello che non serve? È inutile che diciamo, io sto insieme a quello, mi metto insieme a quell'altro, no, quello non lo voglio perché c'è... Qual è il livello che non serve? E però tutti ci riempiamo la bocca, eh? Il territorio, diamo i cosi al territorio, si parte dal territorio, ho sentito un delegato, parte dal territorio, cazzo, regionalizziamo tutto, i servizi regionalizzati, però il territorio, mi viene in mente un segretario generale di questa federazione che una volta sui giovani continuava a scrivere articoli, diamo ai giovani le chiavi del sindacato, diamo ai giovani le chiavi del sindacato. Una volta in un consiglio generale glielo dissi, dico, Claudio, così abbiamo scoperto chi è, Claudio, dico, le chiavi al sindacato, sì, diamo le chiavi. Probabilmente le chiavi le abbiamo dati, ma abbiamo cambiato la serratura, dico, perché siamo sempre quelli, dico, no? Nel senso di... Allora, altra domanda. Sì, scusa, fammi finire, parlo sì, poco. No, no, fammi no, ti faccio solo ricap... Puoi sì. Finire, Claudio. Sì, l'acqua. Allora, è vero, no? Le risorse non sono infinite. Posso fare una domanda? Qua c'è anche il confederale. È più importante, no? Visto che le risorse non sono infinite, è più importante salvare un impiegato all'interno di un UST, di un USR, anche di una federazione, così tiro dentro tutti, no? Che è stato assunto e che serve a poco quando c'erano le vacche grasse, o è più importante salvare una legge 300 che sta in mezzo a quelle praterie che non si riescono a intercettare? Queste sono le scelte che siamo chiamati a fare, noi ghirigori. Di questo si parla nel territorio, per intercettare. Altra cosa, spostare il sindacato dove serve. Minchia che bella frase, bisogna spostare il sindacato dove serve. Sapete che c'è? Io sono segretario regionale, Gaetano, per noi il sindacato serve a livello regionale. Per me, un domani se vado all'USR, no ragazzi, dovete dare le categorie, devono aiutare la casa madre. Queste sono le cose che mi piacerebbe dibattere all'interno degli organismi. Guardare quello che serve per andare avanti quando le risorse non sono più uguali, eccetera. Queste sono le cose. Allora, adesso dico quello che penso. Dico quello che penso, ma molto velocemente. Molti di noi, allora, noi siamo diventati sindacato, primo sindacato in molti settori per una ragione molto semplice. Diversa da quella della CGL, che è un sindacato orizzontale, in cui la confederazione viene prima della federazione. Noi siamo un sindacato verticale in cui le federazioni hanno fatto la fortuna della confederazione. Sto parlando, hanno fatto la fortuna di questa. Ma siccome io non ho ricette in tasca, io esprimo soltanto, metto al dibattito, io. È il caso, anche se questa è un'organizzazione a legame debole, i vassalli, i valvassori, ognuno guarda l'orto, ognuno non risponde a quell'altro, però ha fatto la fortuna di questa organizzazione. È il caso adesso di fare passi indietro? Questo è il tema importante rispetto ai livelli che servono e che non servono. L'unica cosa che ci può difendere rispetto agli attacchi al sindacato, è il mandato che ti viene dal basso, che ti viene dalle aziende, che ti viene dal lavoratore. Io ci credo ancora al sindacato nelle aziende. Io non mi arrendo a pensare che il sindacato si fa solo nei CAF e nei centro servizi. Io non mi arrendo a pensare questa cosa qua, fino in fondo. E lì servono le risorse. Questa non la dico perché sennò la faccio troppo lunga, voglio chiudere. Chiudo veramente. E lo dico a partire da me stesso, eh? Quindi disponibile a mettermi in discussione come tutti quanti. È una speranza, qui la proposta vera.
manca di dibattito questa organizzazione, manca dialettica interna, manca il dibattito libero, va qualche votazione in meno all'unanimità, qualche votazione in meno all'unanimità, no? Solo per mantenere una rendita di posizione individuale qualche volta, e parlo per me stesso. Cerchiamo di mettere a frutto le nostre competenze anche all'interno, diciamo quello che pensiamo, cerchiamo di dare un contributo. Fuori siamo la CISL. E se proprio dobbiamo litigare, e qua la chiudo veramente, non facciamolo da vigliacchi con la tecnica del dossieraggio. Parliamone dentro gli organismi, siamo stati eletti per parlare dentro questi organismi. E giochiamocelo sulle idee. Io mi ricordo tesi 1 e tesi 2. Vediamo se qualcuno di noi ha un'idea migliore, una visione strategica di questo sindacato, e mettiamoci a confronto su questo. Grazie. Grazie Claudio. Rivola Stefano, Emilia Romagna. Si prepara Cic Cristian. Cari amiche, cari amici, lasciate che il mio primo pensiero vada ai rappresentanti delle forze dell'ordine, che domenica a Bologna per l'ennesima volta sono finiti all'ospedale. Uno di questi è stato colpito da una bomba carta per mano dei soliti imbecilli dei centri sociali e dei collettivi studenteschi, che purtroppo troppe volte continuano a volerci insegnare che la democrazia è solo quello che pensano loro e va portata avanti con la violenza. E lo fanno anche nei magazzini della logistica, dove ora che spariscano, perché fanno violenza anche sui lavoratori che vogliono esercitare il diritto di non scioperare. Perché se c'è un diritto di sciopero, c'è anche un diritto di non scioperare. Il mio secondo pensiero va al non eletto Matteo Renzi, al quale dico che prima di darci lezioni sull'esercizio del diritto di sciopero e sul sindacato, sarebbe meglio che sollevasse il tappeto di casa sua, sotto il quale si annida troppa sporcizia, e ci liberasse da COBAS e sindacati autonomi di varia natura. Noi della CISL non abbiamo bisogno che ci venga insegnato come esercitare in forma democratica il diritto di sciopero o come tutelare i diritti dei lavoratori. Lo facciamo da sempre e lo sappiamo fare bene. Terzo pensiero. Nei nostri incontri sottolineiamo sempre, e giustamente, l'importanza dei giovani e delle donne nella nostra organizzazione. Credo però che manchi un terzo elemento. Gli stranieri. Noi siamo pieni di stranieri nei magazzini della logistica, nell'igiene ambientale, e l'elenco potrebbe essere lungo, però purtroppo siamo vuoti di stranieri ai nostri incontri. Io anche oggi, anche in questi giorni, vedo pochissimi stranieri presenti nei nostri organismi e nei nostri lavori. Dobbiamo coinvolgerli di più e fare nostra la ricchezza che possono portare, sotto tutti i punti di vista. Trasporto merci e logistica. Siamo al rinnovo del contratto, un rinnovo difficile per diversi motivi. Sicuramente c'è un punto fermo. È importante che rimanga un contratto di filiera, ma mi sembra che non tutti siano convinti di questo. Diverse associazioni di categoria stanno cercando di sfilarsi da questo contratto. Abbiamo il problema dei COBAS che vogliono sedere al tavolo della trattativa e discutere una loro piattaforma. E qualcuno non nasconde di essere tentato di farli sedere al tavolo con loro. Del resto c'è già chi alla sera fa accordi con i COBAS e la mattina dopo siede ai tavoli con noi chiedendoci di fare i notai e di sottoscrivere cose che altri hanno deciso e scelto. Poi abbiamo il mondo della cooperazione, che credo che sia rimasto tale solo di nome. Credo che sia ora di dire basta alle continue richieste di sconti sull'applicazione del contratto, spesso accompagnate dal trito ritornello: sapete
che se non firmate l'accordo i lavoratori perdono il lavoro. Però mi rendo anche conto che per dire tante volte no al mondo della cooperazione non bisogna avere debiti con nessuno dei presidenti del mondo della cooperazione. Il mondo della cooperazione ormai gli interessa poco dei lavoratori. Il mondo della cooperazione è ormai un mondo che cerca solo il profitto come qualunque altra azienda. Spesso lo dico, lo so, sono ripetitivo. Si è completamente dimenticato che tra i principi fondanti del mondo cooperativo c'è quello che dice che le cooperative di produzione e lavoro hanno come obiettivo quello di permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori, sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro. E un'altra cosa che mi sta a cuore e che tiro fuori in continuazione a costo di essere noioso è che esiste un articolo della Costituzione che dice che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Io chiedo quale dignità c'è in stipendi di 800-1000 euro al mese. Quale garanzia di una vita libera e dignitosa c'è per una famiglia con delle entrate economiche di questa portata? Chiudo con un breve accenno all'igiene ambientale, a quello che sta succedendo in questa regione, dove purtroppo le gare d'appalto vengono decise a tavolino prima di essere fatte dal mondo di Lega delle Cooperative e dal partito che governa a Bologna e nella nostra regione. L'abbiamo visto con Irena Parma. La Lega delle Cooperative è riuscita a fare sospendere la gara e farla rifare perché secondo lei le cooperative sociali non avevano potuto partecipare. A Bologna sono riusciti a fare in modo, con i soliti giochini di palazzo, a escludere completamente dalle gare d'appalto dell'igiene ambientale le aziende private, tutto a favore delle cooperative sociali, quelle cooperative sociali che hanno monopolizzato la Romagna già da tempo, che si stanno avviando a monopolizzare anche l'Emilia e che quando prendono sotto di loro i lavoratori, ai lavoratori regalano la non applicazione del contratto di riferimento e la perdita di tutta una serie di normative per le quali si è lottato tanti anni per conquistarle. Grazie. Grazie Stefano. C. Cristian Altoagi. Si prepara Panchetti Paolo della Toscana. Io sono qua per fare una breve, spero che sia breve, almeno nei 10 minuti, riflessione su tre parole che non sono sole, cuore e amore. La prima parola è cambiamento, una parola composta da 4 sillabe, così banale e pur così complessa. La conosciamo tutti, ma spesso è difficile coglierne il significato più recondito. Una parola inflazionata, ammettiamolo. In Italia al giorno d'oggi viene usata praticamente ovunque. Si dice che la politica deve cambiare per essere più vicina al cittadino. E in campagna elettorale il cambiamento è lo slogan di tutti. Secondo gli scienziati dobbiamo cambiare il nostro modo di vivere per permettere un futuro all'umanità. Secondo Renzi dobbiamo cambiare il calcio per avvicinarlo di più alle famiglie. Un vocabolo che forse sarebbe addirittura da cambiare. Cambiare la parola cambiamento, un simpatico paradosso. Il cambiamento, inteso come metamorfosi per adeguarsi a ciò che è l'oggi e poter arrivare a ciò che è il domani, è un leitmotiv ricorrente anche nel nostro sindacato. Necessario? A mio avviso sì.
e lo dico come giovane rappresentante regionale di questo sindacato. Io sono iscritto da poco più di 5 anni, non ho 10 anni di tessera, né 20 né 30 o più, quindi forse lo dico con un po' di inesperienza. Ma quando ascolto i miei colleghi, i miei familiari, i miei parenti e i miei conoscenti, penso, caspita, il sindacato è visto come quella struttura che fornisce servizi, dichiarazione dei redditi, controllo delle pensioni, compilazione dell'IMU. E ogni tanto sbagliamo pure a fare i conti, quindi mi dico, caspita, per forza che la gente se ne va via dal sindacato, li sbagliamo a fare i conti. Per me il sindacato deve essere contrattazione, concertazione, dialogo, tutela dei lavoratori dentro e fuori i luoghi di lavoro. Vicinanza ai lavoratori e chi è alla ricerca di impiego. La gente purtroppo spesso non vede cos'è realmente il sindacato. Forse è colpa anche nostra, perché quando noi usciamo un po' allo scoperto con le nostre pubblicità, quando appariamo, lo facciamo spesso con degli slogan fermi agli anni Ottanta. È un linguaggio che ci fa troppo simili alla politica. Quando usciamo sui mass media spesso siamo quelli cattivi, quelli che scioperano, quelli che bloccano i lavoratori in giro. Ma soprattutto il sindacato deve diventare un luogo in cui anche i giovani possano riconoscersi. E arrivo quindi alla seconda parola, i giovani. Ma chi o cosa sono i giovani? In fondo tutti noi, tutti quelli in questa sala sono in qualche modo giovani. Vogliamo usare giovani nell'accezione più ampia del termine? Tu hai meno anni di me? Oppure fa riferimento semplicemente a qualcuno che non è in pensione? O magari ancora, è giovane qualcuno che non è arrivato alla maturità? In questo non entro, perché sennò starei qua altre ore. Guardando la mia carta d'identità alla riga data di nascita, io ho quasi la certezza di essere giovane. Dico quasi perché ogni tanto in ufficio mi arrivano dei ragazzi più giovani di me che mi danno del lei, e un pochettino mi sento vecchio anch'io. E allora vi dico cosa penso siano i giovani. Sono quei soggetti che appartengono a una determinata generazione, che vivono in una determinata cultura, che hanno un modo di pensare, di vedere le cose simili verso le novità, che accettano i cambiamenti, anche senza fretta, che hanno modi alternativi di vedere il mondo e le cose. I giovani sono trasformazione. I giovani sono gli attori necessari perché un processo di mutamento abbia inizio. Perché faccio questo ragionamento? Non tanto perché voglio dire che il sindacato non è attrattivo per i giovani, su questo ci sono le statistiche, lo sappiamo già. Neanche vado ad indagare i motivi perché il sindacato non ha tutti questi giovani, perché c'è il blocco dei turnover, per svariati motivi. No, io faccio questo discorso perché se vogliamo invogliare i giovani ad avvicinarsi al nostro sindacato, prima di tutto dobbiamo noi comprendere chi e cosa sono i giovani. Adesso vi cito, lo cito testualmente, un estratto che a me è piaciuto tanto dal libro L'arte della guerra di Sun Tzu. Conosci il nemico come conosci te stesso. Se farai così, anche in mezzo a 100 battaglie, non ti troverai mai in pericolo. Se non conosci il nemico, ma conosci soltanto te stesso, le tue possibilità di vittoria saranno pari alle tue possibilità di sconfitta. Se non conosci te stesso, né conosci il tuo nemico, sii certo che ogni battaglia sarà per te fonte di pericolo gravissimo. Ovviamente i giovani non sono il nostro nemico, sono nostri amici. Ma se vogliamo essere capaci di rappresentarli, dobbiamo imparare a conoscerli e a conoscere noi stessi. Ogni tanto dobbiamo ricordarci da dove noi veniamo, quali sono le caratteristiche che ci contraddistinguono e dove vogliamo arrivare. Come? Implementando in tutte le strutture FIT dei comitati giovani per poterli ascoltare. Non dico che è un compito facile, però come qualcuno direbbe, sa da fa. Ovviamente non basta creare poi queste strutture, bisogna darle una continuità, bisogna inserire dei rappresentanti giovani all'interno dei nostri organismi decisionali per poter intercettare le loro richieste, i loro desideri, il loro modo di pensare,
anche se di quando in quando ci può lasciare il tutto un po' perplesso. Ci sono alcune FIT regionali che funzionano molto bene. Perché? Perché i giovani hanno creato un gruppo funzionale che viene ascoltato anche dal vertice. È uno scambio di opinioni efficace e i giovani che vedono risultati e si sentono parte di un gruppo attivo ed efficiente saranno più invogliati ad arrivare poi alle nostre strutture, a rimanerci dentro e a darsi da fare. Ovviamente è una collaborazione da fare insieme, insieme al vertice. Il giovane deve saper esprimersi e farsi capire, la dirigenza deve saper ascoltare, consigliare e mettere anche in pratica, nella maniera più opportuna, le richieste. Non voglio addentrarmi in un altro capitolo, ma su questo dico solo che la formazione continua, cosa che è vanto della CISL, è importante. E infine l'ultima parola alla quale voglio far riferimento, una parola che purtroppo ancora non ho sentito. Qualcuno si è avvicinato, qualcuno ha detto frontaliero, però io voglio andare oltre, io voglio dire internazionale. Un vocabolo che forse a molti fa strano, d'altronde noi popolo italiano siamo sempre stati un po' tradizionalisti, un po' nazionalisti. Io faccio parte del comitato dell'ETF, la Federazione Europea dei Trasporti, della quale la FIT, la FIT fa parte dell'ETF. All'interno rappresento i ferrovieri e rappresento i giovani. Faccio parte di questo organismo sia nel comitato giovani, per l'appunto, che anche nell'esecutivo dei ferrovieri. Uno dei nostri amici sindacati è molto più avanti di noi in questo, è molto più attivo all'interno del comparto internazionale. La FIT si è impegnata molto e non posso che fare complimenti. Ma su questo punto la FIT deve assolutamente rafforzare ancora di più l'azione internazionale e far sì che la condivisione deve interessare tutte le strutture, non solo la FIT internazionale e le strutture internazionali. Deve arrivare nelle regioni e nei territori. Con l'apertura dei mercati tutto può succedere. Solo con l'impegno di tutti noi possiamo garantire la dignità lavorativa ai nostri lavoratori, un salario senza gare a ribasso, ma soprattutto un futuro lavorativo ai nostri cittadini. Purtroppo le pratiche di dumping sociale e salariale stanno diventando un po' all'ordine del giorno in vari paesi europei e non è che noi in Italia non ci interesserà, forse non ci interessa oggi, ma in un futuro chissà. Dai paesi europei possiamo importare molte buone prassi, contribuire con alcune nostre di eccellenza italiana e possiamo imparare dagli errori degli altri paesi per non replicarli. Sempre più si aprono scenari in cui i nostri lavoratori operano in suolo straniero. Non dobbiamo dimenticarci che vanno quindi tutelati anche all'estero. Europa unita significa problemi comuni che vanno affrontati insieme. La FIT, inglobando il livello internazionale, non può che trarne giovamento, ampliando i propri orizzonti e le proprie possibilità. Ed eccomi giunto alle ultime battute. Il cambiamento non è solo punto di partenza, è anche punto di arrivo, non volontà di un singolo, ma un processo globale. Per essere efficace deve essere legato alla parola fiducia, fiducia nel cambiamento. Se si è sconfortati, il cambiamento non può che rappresentare solo tensione e portare ad un risultato negativo. La CISL e la FIT con essa ha cominciato, o forse non l'ha mai davvero finito, il cambiamento interno. Dalla base al vertice. La strada è lunga e impervia, lo sappiamo. Serve costanza e pazienza. Ma io sono fiducioso. Sono fiducioso nel progresso, perché è di questo che si tratta. Sono fiducioso nei dirigenti, perché permetteranno l'ingresso alle novità. Sono fiducioso nei giovani, che sono il nostro futuro. E sono fiducioso nel confronto a livello internazionale. E quindi io chiudo il mio discorso, vi ringrazio tutti voi e la Segreteria Nazionale e Confederale per l'attenzione e buon proseguimento di lavoro. Grazie Cristian. Panchetti Paolo, Toscana. Si prepara Virginia Levi, Emilia Romagna.
Buongiorno a tutti. Allora, io vorrei fare solo una breve riflessione su quello che è, come dire, l'assemblea organizzativa, su quello che sono i punti per cui in qualche maniera siamo anche chiamati a portare un contributo o comunque a dare delle motivazioni. Quindi io credo che l'assemblea organizzativa sia stato giusto ripristinarla, perché credo che comunque, è vero, serve per fare un bilancio di quello che è stato, giusto, sbagliato, corretto, quindi un'analisi e proseguire in avanti. Quindi, come dire, se fino ad oggi abbiamo agito nella strada corretta, proseguiamo in questa strada, anche con dei miglioramenti, con delle proposte nuove. Se qualcosa non ha funzionato, bisognerà cercare di cambiarlo, senza nessuna paura, diciamo, no? Quindi la mia riflessione era questa, un po' per punti. Sui presidi o su quello che possa essere la struttura, diciamo, dell'organizzazione. Io credo che la struttura che ci siamo dati, quindi quella dei presidi dal 2013 in poi, io credo che sia corretta, sia il modo giusto di lavorare, perché si deve andare a ripristinare il contatto diretto con le persone, diciamo, negli ambienti di lavoro, proprio per coprire quelle che qualcuno ha prima diceva, quelle praterie che sono rimaste un po' sguarnite, diciamo, negli ultimi anni. E quindi è bene che ci sia questo contatto, perché ci sono da parte nostra, come dire, sempre più vedo da parte di tutte le categorie, federazioni, tutte, l'uso dei social, dei network, quindi di Facebook, di Twitter e di quelli, tutti quelli che vogliamo mettere. È giusto, diamo delle informazioni ai nostri iscritti, motiviamo i nostri pensieri, facciamo vedere quello che facciamo, quello che è il nostro percorso, però in qualche maniera il contatto diretto fondamentale in qualche maniera manca, e su questo bisogna insistere. Quindi è giusto che i segretari di presidio ci siano, vanno sicuramente ampliati, che in qualche maniera siano messi nelle condizioni di poter lavorare, che le siano date quelle agibilità, che le siano date quelle risorse necessarie per poter stare, diciamo, in mezzo ai lavoratori. Un altro punto che mi premeva dire è questo, come dire, io provengo dagli autotranvieri, quindi da un settore di trasporti, e trasporti, energia, telecomunicazioni, quindi sono nel futuro, diciamo, strategici, diciamo, per il nostro sviluppo, si sono, quindi la CISL e reti, per essere chiari, ci siamo un attimino fermati, c'è un po' di stallo. Io credo che questo percorso, mi sembra di aver intuito che debba ripartire, sta ripartendo, mi auguro con tutto il cuore che si vada in questa direzione. Un'altra considerazione che volevo fare chiaramente era sui giovani, sulla formazione, perché è fondamentale. Per stare sui posti di lavoro bisogna anche, non solo ci stia chiaramente il segretario di presidio, ma ci debbono stare anche, come dire, varie figure, i vari sindacalisti, che i sindacalisti in qualche maniera però devono essere formati, bisogna istruirli e dargli anche gli strumenti necessari per poter stare a contatto con le persone, perché chiaramente quando l'iscritto ha un problema e ci viene a chiedere delle informazioni, noi bisogna sapere ed essere in grado di dargli delle risposte. Quindi bene, la Segreteria Nazionale sta facendo tanto, ha sempre fatto sulla formazione, lo fanno anche, diciamo, le regioni, noi in Toscana continuiamo a farlo da sempre, ed è bene incrementare e aiutare, anche perché poi sono i giovani che si devono inserire negli organismi, diciamo, della struttura, e in qualche maniera sono anche coloro che possono andare a fare del proselitismo, che probabilmente riesce più a loro che hanno il contatto diretto con il mondo del lavoro che con qualcuno un pochino più anziano come no, che siamo un attimino più distanziati da qualche obiettivo.
Due considerazioni prima di andare a termine, quindi che volevo fare appunto sulle donne, diciamo. Io credo che la presenza delle donne oggi negli organismi della FIT CISL, ma anche della CISL chiaramente in generale, sia fondamentale. Sempre più nei nostri settori ci sono donne che si avvicinano ai nostri mondi del lavoro, purché difficili. Parlo delle ferrovie, parlo del trasporto pubblico, sono lavori che insomma per una donna sono anche abbastanza faticosi, sono duri, però in qualche maniera in carenza di posti di lavoro non tutti possono andare a fare, come dire, cose molto migliori, e quindi hanno optato per questo tipo di, chiaramente, forzosamente questo tipo di lavoro. Quindi credo che vadano chiaramente tutelate, vadano trovate all'interno delle risorse diciamo umane per entrare a far parte delle strutture sindacali, perché anche loro in qualche maniera possono portare un grosso contributo all'organizzazione. Credo che il percorso delle donne, diciamo, del coordinamento donne, sia a livello nazionale che a livello regionale, io non lo posso altro che condividere, sta facendo un eccellente lavoro. Ultima riflessione sullo sciopero. Lo sciopero, volevo dire questo, ci sono da un lato delle preoccupazioni, perché c'è l'effetto casella, quindi costantemente, specialmente in alcuni settori, ci sono scioperi in continuazione, e questi scioperi sono programmati sempre dalle organizzazioni di base tendenzialmente, quindi si sciopera anche per motivi non molto molto importanti probabilmente, rispetto, però ci sono sempre dei cavilli per cui si arriva a creare dei disservizi ai cittadini, all'utenza. Però dall'altra parte è impensabile che quando abbiamo delle problematiche, un'avvertenza seria, diciamo, che si debba ricorrere prima di arrivare a uno sciopero, a un referendum, ci si debba misurare su quanti lavoratori siamo, chi fa sciopero e non fa sciopero. Credo che questo non possa essere. Quindi ben venga lo sciopero intelligente che noi abbiamo proposto, che in qualche maniera metterà le aziende nelle condizioni di non lasciarci più scioperare con tanta facilità, ma dovrebbe costringerle bene o male a stare al tavolo e a trovare delle soluzioni. Oggi purtroppo le aziende, e nel trasporto lo vediamo, davanti a uno sciopero rimangono inerti, non gli interessa assolutamente niente, tanto si fermano i bus, non si paga i dipendenti, non si spende il gasolio, l'assicurazione, c'è solamente un guadagno. Quindi uno sciopero non si nega a nessuno, questo è quello. Chiudo con una piccola polemica che rimarrà tale, però ecco, si dice chiaramente presidi, contatto con i lavoratori, bisogna parlare con i lavoratori, bisogna, no, in qualche modo così di fiducia, però io sono a ferrotramviere, sono 8-9 anni che non si rinnova un contratto nazionale, dal 2007 a oggi, quindi ho sbagliato di un anno. Sono 7 anni che non si rinnova un contratto nazionale. Io credo che sia intanto molto difficile andare a spiegare ai lavoratori il perché di stare a contatto con loro, quindi non è un momento facile anche per fare sindacato, diciamo, all'interno delle aziende, è sempre più difficile. E se si pensa di rinnovare un contratto come quello che sembra essere in via di sviluppo, offrendo probabilmente un'elemosina a questo settore, si sta parlando di 30 euro mensili probabilmente, perché sono 100 euro in 3 anni, 30 euro al mese suddivisi in 3 anni, si sta parlando di 30 euro al mese dopo 7 anni di stallo, di fermo, solo perché qualcuno, e probabilmente non è la nostra organizzazione, ma non ha il coraggio di rimettere in discussione alcune voci, alcune competenze sulla malattia o su altri istituti che vanno solamente a tutelare i lavoratori onesti. Questo io credo che ci penalizza molto, e questa scelta di non decidere, di continuare a non decidere, credo che non sia più accettabile. Bisogna in qualche maniera
avere il coraggio di uscire da questa situazione. Chiudo. Grazie Paolo. Virginia Levi, Emilia Romagna, e si prepara Masucci Marino della FIT Nazionale. Ritengo questo momento di discussione importante e utile per la nostra federazione. L'assemblea organizzativa, che dovrebbe venire considerata una normalità, deve permetterci di fare il punto dal congresso precedente e rendere evidente cosa dobbiamo fare per rendere funzionale e più vicino al mondo che rappresentiamo, cioè i lavoratori, la nostra organizzazione. Come sappiamo rappresentare ed interpretare il nuovo e il bisogno dei lavoratori? Come è cambiato il lavoro, il modo di produrre, i bisogni? La Segreteria Nazionale ci segnala l'importanza di rinforzare il territorio. Ma questo in pratica cosa significa? Cosa possiamo fare? In qualità di coordinatrice del trasporto aereo dell'Emilia Romagna, secondo me, dobbiamo considerare i luoghi di lavoro, le unità di produzione, il fulcro centrale della nostra attività. E pertanto le risorse economiche devono essere in gran parte riversate lì. A cosa mi riferisco? Parlo per esempio di migliorare le comunicazioni, creando delle reti mediatiche, che poi devono venire seguite. Parlo di iniziative sindacali che portino alla presenza più o meno costante di una o diverse persone che risolvano, illustrino, informino i lavoratori sulle tante questioni che abbiamo tanto a cuore, come per esempio il welfare aziendale o le pensioni complementari. Temi che i lavoratori fanno fatica a comprendere, tranne quando ne hanno bisogno o quando ne usufruiscono. Ma non basta. Ci vogliono agibilità sindacali. E non è detto che tutti i luoghi di lavoro diano agibilità sindacali retribuite. Allora ci vuole flessibilità e solidarietà trasversale tra i settori. Noi sappiamo che nella nostra categoria ci sono dei settori forti da dove provengono molte agibilità sindacali, così come ci sono molti settori della nostra federazione che non hanno questa opportunità. Credo che insieme dovremo valutare come riuscire ad intrecciare bisogni ed opportunità. Cioè valutiamo ora come incidere di più sui luoghi di lavoro per ottenere una maggiore rappresentanza della nostra organizzazione e per includere di più e dare più visibilità a certe categorie di lavoratori. Sui giovani ho già avanzato una proposta nell'ultima conferenza dell'organizzazione regionale. Io credo che dovremmo favorire l'iscrizione dei lavoratori precari al nostro sindacato e per fare questo si dovrebbe individuare una cifra simbolica che resterà così fino alla loro stabilizzazione. Ritengo che questa scelta sia di fatto un investimento che l'organizzazione fa nei confronti dei giovani e che inoltre metterà a disposizione di quei lavoratori giovani e precari tutta la struttura dell'organizzazione per farli contare di più. Grazie. Si prepara Orsini Antonella della Lombardia. Allora io cercherò di fare l'intervento in 7 minuti, regalo 3 minuti al successivo. Grazie Marino. E quindi se mi avverti ai 7 minuti io smetto. Allora, ho voluto farlo nonostante insomma da tanti anni sono a Via Musa, però volevo dare un contributo anche perché ho notato nella sala un entusiasmo, una passione, specialmente nei giovani, che mi ha molto colpito, mi ha molto ricordato qualche anno fa anch'io quando ero alle prime armi. Cerco di essere non ripetitivo rispetto agli altri interventi e cercherò di citare delle cose che stanno accadendo in questo momento sia in Italia che nel mondo e che ci riguardano. Allora, c'è un proverbio cinese che dice che nel momento dei grandi cambiamenti c'è chi tira sui muri e chi invece costruisce mulini a vento. Io credo che da questo si dovrebbe partire per dire che l'assemblea organizzativa tenta di costruire i nostri mulini al vento, cioè quale vantaggio rispetto a questa fase.
facendo anche una riflessione sul fatto che dal 1904, quando quattro lavoratori furono uccisi per andare a un'assemblea sindacale, come ci ha detto la nostra collega della federazione, sullo sciopero credo che qualcosa è cambiato, qualcosa che non ci deve spaventare. Tre grandi sfide io intravedo nel prossimo futuro. La prima è organizzativa, chiaramente, ma io credo che ce ne sono due molto importanti, che sono quella culturale e quella mediatica. Quella culturale, stamattina leggo il Corriere della Sera e dice che i sindacalisti sono un po' ignoranti perché non hanno la laurea specifica per fare progetti di economia, lettera inviata da un lettore a Sergio Romano. Risposta di Sergio Romano, vi invito a leggerla, però che c'è in giro qualcuno che pensa che i sindacati non servono, sono soggetti conservatori, sono pure ignoranti, questa cosa, devo dire, tra i nostri amici, tra conoscenti, è abbastanza, diciamo, diffusa. Però vi cito alcune cose che stanno accadendo proprio in questi mesi. C'è uno studio del Fondo Monetario Internazionale fatto da due economiste che non hanno nulla a che vedere col sindacato, che sostiene che là nei paesi dove c'è il sindacato c'è meno diseguaglianza e ci sono più diritti per i lavoratori. C'è uno studio fatto da uno ufficio americano che si chiama National Bureau of Economic Research, che vuol dire lo studio degli economisti, che sono dei premi Nobel, tra cui c'è un certo Bruce Freeman, che dice che là dove ci sono i paesi dove ci sono i sindacati forti c'è meno diseguaglianza, c'è meno disparità di reddito. Ma una cosa interessantissima che io non sapevo, giustificata e provata scientificamente, i figli dei dipendenti iscritti al sindacato nel loro futuro hanno più salute, più istruzione e più benessere. Questo lo dice uno studio che viene dagli Stati Uniti, non viene da Cuba o da qualche paese ancora, diciamo, di stampo comunista. Internazionale di questa settimana, una rivista che invito tutti a leggere, c'è un professore universitario americano che sostiene, è intitolato l'articolo La politica della felicità. Tra l'altro il nostro mitico Presidente del Consiglio ha citato solo una parte di questo articolo, perché poi quando ha parlato della minoranza PD ha detto sono contro la felicità, secondo me mutuando questo articolo di Internazionale. Bene, dice esattamente questo: nei paesi dove c'è il sindacato le persone sono più felici, c'è più welfare e c'è più benessere. Che cosa vi voglio dire con questo? Che la sfida è veramente culturale, perché non passa il messaggio di questo che vi sto dicendo, lo studio del Fondo Monetario Internazionale, l'OCSE, premi Nobel? Non passa perché la sfida è fortemente mediatica e sulla quale noi dobbiamo assolutamente reagire. Non possiamo immaginare di stare nelle retrovie e di non dire queste cose in tutte le forme mediatiche possibili, a partire da Twitter, a partire da Facebook, riportare queste notizie dappertutto. Ecco, la questione fondamentale quindi è culturale, sul quale noi non possiamo sottrarci e sul quale dobbiamo interrogarci del perché alcuni messaggi non passano. La sfida organizzativa è chiaro, è stato detto, bisogna spostare il baricentro della nostra organizzazione sul territorio. Bene, questo va fatto però evitando la trappola psicologica che spesso noi incorriamo, che è quello di mettere le situazioni e dimensioni in opposizione, o nazionale o territorio, o confederale o federazione. Le cose purtroppo non sono così lineari, ma c'è da ragionare in termini di e, cioè cosa fa il nazionale, cosa fa il confederale, cosa fa il territorio. Noi sicuramente la sfida la vinciamo se siamo nei luoghi di lavoro, dove la gente percepisce il sindacato come un vantaggio immediato, dove il sindacalista entra nei momenti di difficoltà. Non ce ne vuole, se non stiamo lì perdiamo sicuramente la sfida. La contrattazione, c'è uno studio bellissimo di un professore, Mimmo Carrieri, che sostiene, facendo un'analisi comparata di tutti i paesi europei, che là dove si privilegia il nazionale c'è debolezza, là dove si privilegia solo il territorio c'è debolezza. La ricetta che propone è tenere insieme le due dimensioni con una competenza specialistica, il contratto nazionale, i grandi diritti, il welfare, gli enti bilaterali, i fondi pensione, i diritti universali, ma le condizioni di lavoro vanno contrattate a livello territoriale. E quindi viene bene la CISL Reti, viene bene una federazione nazionale come la nostra che ha messo in campo i dipartimenti, le competenze specialistiche
che ha accorpato i contratti nazionali, non so se lo sapete, ma sono da 5 anni a questa parte raddoppiati, da 300 e passa sono diventati 700. La nostra federazione è quella che ha accorpato i marittimi, il trasporto aereo, sta tentando la viabilità, sta tentando l'igiene ambiente, ha accorpato i fondi pensione, unica credo nella realtà nazionale, è quella che si è dotata di competenze esperte che sono il segreto per fare un sindacato efficiente e migliore. Guardate, per me che ho vissuto a Via Musa 15 anni oramai, avere una porta dove entrare e chiedere che ne pensi di questo a una competenza esperta, che vuoi che sia le leggi sullo sciopero, vuoi che sia il Jobs Act, è per me fondamentale, perché noi sindacalisti dobbiamo perdere di vista l'idea che siamo tuttologi. Non lo saremo mai, non potremo mai esserlo. Finisco dicendo, davanti a noi c'è una prateria, è stato detto, non voglio ripetermi, ma ci sono due questioni fondamentali. Il nostro faro deve essere la partecipazione, la nostra confederazione deve assolutamente tentare la strada della partecipazione. C'è un'azienda in Umbria, che non si sa questo, si chiama Umbria Cuscinetti, dal 2008 al 2015 i lavoratori e i manager hanno acquistato l'azienda da un'azienda tedesca, hanno fatto più occupazione nel momento di grande crisi, hanno aumentato il fatturato, sono andati sui mercati stranieri e le azioni sono state distribuite a tutti i lavoratori, compresi le RSU. 1000 dipendenti, Umbria Cuscinetti, è quello che sta accadendo e noi non riusciamo, porca miseria, a fare una proposta di legge sulla partecipazione, perché a un certo punto c'è qualcuno che in Parlamento ce la ferma sempre e comunque. Finisco con due suggestioni. La prima, dobbiamo ripensare, su questo credo che la Confederazione deve assolutamente ragionare, il nostro rapporto con la politica. Allora, noi non possiamo essere né sudditanza, non possiamo essere né schiavi, ma nemmeno sottomessi. Noi dobbiamo rivendicare una nostra autonomia, però dobbiamo essere lobby istituzionale e dobbiamo assolutamente immaginare che se non vogliamo entrare nel Parlamento con i nostri uomini, come fatto negli anni 50, però dobbiamo dire a chi andrà a governare, a chi si presenta alle elezioni, quali sono le nostre idee e perché lo dovremmo votare, cosa che i francesi hanno fatto con Hollande. Hollande gli aveva promesso una legge sulla partecipazione e Hollande la prima cosa che ha fatto quando è stato nominato, ha fatto una legge che sopra le aziende sopra 1000 dipendenti c'erano i rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione. Allora, no sudditanza, no proni alla politica, ma nemmeno schiavi della politica a questo, e questo non può essere né con la sinistra né con la destra. Lascio per i giovani. Allora, una cosa che mi ha molto colpito, io credo che sia avvenuta veramente, me l'hanno raccontata più fonti. Papa Wojtyła, quando è andato nelle acciaierie di Terni a incontrare gli operai, gli chiesero una serie di domande, alcuni operai, perché lui aveva fatto l'operaio, se vi ricordate, bene, gli chiesero, ma se non avesse fatto il Papa, cosa avrebbe voluto fare? Bene, lui rispose, avrei voluto fare il sindacalista. E questo, secondo me, dovrebbe essere l'elemento di fondo e la forza che ci deve dare rispetto a queste stupidaggini che dicono il sindacato tutti i giorni. Grazie Marino. Orsini Antonella, Lombardia. Si prepara Ceritti Pietro, Puglia. Sono vicina. Devo abbassare. Ciao a tutti. Allora, io sono Orsini Antonella, il coordinamento donne della Lombardia. Noi vorremmo portare a vostra conoscenza la nostra esperienza che stiamo vivendo, che è nata proprio dalla raccolta dei dati di Francesca come coordinamento nazionale. E dal sondaggio sulla violenza delle donne. E abbiamo pensato, ci siamo chiesti, ma cosa facciamo noi per sostenere le nostre colleghe? Scusate, ma sono agitata. grazie. Dicevo, cosa facciamo noi per i nostri colleghi anche, perché abbiamo anche uomini che ci chiedono aiuto, cosa facciamo per loro?
E piano piano nel coordinamento ci siamo chiesti, ma dobbiamo inventarci qualche cosa per stare vicino ai lavoratori. Che cosa? E abbiamo detto, ma vediamo di creare un gruppo di ascolto. Ci inventiamo qualche cosa. E così, per caso proprio nato, in segreteria, abbiamo proposto questa creazione di un gruppo di sostegno e di ascolto per chi avesse dubbi anche solo sul contratto, non solo problemi personali. Poi pian piano abbiamo approfondito anche chiedendo, facendoci delle domande e abbiamo detto ma in effetti le persone ci chiedono sì su contratti, io vengo da DHL, quindi le colleghe mi chiedevano espressamente per quello che interessava loro. Poi però sentivi anche problemi personali, quindi abbiamo detto facciamo una proposta e diciamo creiamo un punto di ascolto dove tutti possono rivolgersi, sia telefonicamente che fisicamente, e la segreteria l'ha accettata con entusiasmo, ci ha trovato, grazie al collega dell'INAT, l'ubicazione, è la primo punto donna, l'abbiamo aperto in stazione Garibaldi, a livello del binario, proprio del binario 1, c'è il nostro punto di ascolto. E che cosa facciamo? Praticamente, me le sono scritte perché sono tante le cose che seguiamo, abbiamo messo in piedi un gruppo di avvocati, però preferiamo sempre, essendo la nostra vocazione sul femminile, collaborare con le donne, ma poi vediamo che non c'è differenza. Quindi avvocati, psicologi e praticamente con il loro supporto diamo concretamente consulenze sia legali, psicologiche, proprio per i punti che abbiamo visto prima con Francesca, fornendo alle donne ma anche agli uomini informazioni necessarie a tutelare i propri diritti sia in materia di diritto di famiglia, quindi separazioni, divorzi, ma anche sui temi della conciliazione di vita e di lavoro, ai colleghi che sono in contrattazione spesso vengono questi dubbi, oppure anche appunto per i congedi, maternità, paternità, sulla flessibilità degli orari. Il problema del demansionamento col Jobs Act sta diventando un problema, sulle discriminazioni, sulla tutela del lavoro, sul mobbing, sullo stalking, abbiamo visto e abbiamo dei casi, e anche del riconoscimento del lavoro femminile, perché spesso le donne appunto si lasciano così un pochino spaventare, proprio come il sondaggio ha evidenziato prima. Siamo un gruppo di colleghe che, da tutte le estrazioni, io vengo dal Merci, ma ci sono di Trenord, di Ferrovie, di RFI. È chiaro che lavorando il tempo si ruba un po', hanno ragione i colleghi che hanno parlato prima, però ci si riesce, è vero che è volontariato il nostro spesso, però se ci si crede, secondo me, si riesce anche a fare un buon lavoro. Noi crediamo fortemente nel proselitismo, almeno io ci credo tantissimo, fatto in mezzo ai lavoratori e alle lavoratrici sul campo, perché le persone hanno sempre più bisogno di essere ascoltate. E ciò ci pone, a noi cislini, in una condizione di vantaggio, perché noi siamo capaci di ascoltare, a differenza di altre sigle. E credo che il rinnovamento della nostra organizzazione deve partire e ripartire dalla sensibilità e la visione propria di noi donne. Mi spiace, però noi sappiamo ascoltare, che è una dote, secondo me, in questo momento che ci differenzia.
la cultura di genere anche è importante per tutta la nostra società, ma soprattutto ovviamente della CISL. Dobbiamo lavorare di più affinché il processo di riorganizzazione e di innovazione del nostro sindacato consolidi e valorizzi la presenza delle sindacaliste e dei sindacalisti, giovani e meno giovani, ma anche provenienti da altri paesi, ha ragione Giorgio. In questo senso la formazione assume un ruolo fondamentale ed è per questo che apprezziamo molto lo sforzo messo in campo dalla nostra federazione a tutti i livelli dell'incentivare la formazione sindacale finalizzata a crescere le competenze e le capacità contrattuali di tutti noi, perché a tutti i livelli ne abbiamo bisogno. E, tutto questo ovviamente per consolidare la presenza anche femminile nella contrattazione, perché come qui, no? Cioè io sono agitata ma perché non sono abituata, se io parlassi di più o se parliamo fuori si è più, è così, è nella contrattazione, cioè se riusciamo a fare contrattazione più spesso noi ci togliamo anche questa patina, questa voce tremolante. E noi donne secondo me siamo pronte ad assumerci la nostra responsabilità partecipando attivamente ed in prima persona alle strategie della nostra organizzazione e potrete contare sul nostro totale supporto per il raggiungimento degli obiettivi che poi la segreteria ci pone. Grazie. Grazie Antonella. Sceritti Pietro, Puglia. Il prossimo intervento dopo Pietro sarà del segretario nazionale FIT Diamante Maurizio e sarà l'ultimo intervento, poi lasceremo la parola a Luigi Sbarra per diciamo concludere i lavori della mattina. Poi la pausa pranzo, poi nel pomeriggio riprenderanno gli interventi. Un saluto a tutti, il mio intervento sarà molto breve e riguarderà i tre punti più importanti, i punti di maggior rilievo discussi durante l'assemblea organizzativa e programmatica di Puglia e Basilicata che si è tenuta a Torre a Mare più o meno 2-3 settimane fa. Per quanto concerne il mio territorio è emerso l'apprezzamento riguardo alla possibilità di istituire delle FIT attraverso l'individuazione del porto di Taranto come sede unica regionale dell'autorità portuale e dell'interporto di Bari, entrambi riconosciuti come primi luoghi lavorativi in quanto oggetto di potenziali capacità di sviluppo, perché credo sia necessario decentrare su queste due città semplicemente perché si potrà intervenire in maniera più efficiente e diretta sul territorio rispettando ogni ruolo in relazione al proprio grado di rappresentatività e delle esperienze maturate nei rispettivi ambiti contrattuali. Un altro apprezzamento è l'impegno di tutto il gruppo FIT dirigente nel continuare ad attuare politiche sindacali inclusive e formative a favore di noi giovani e a favore delle donne, così da diventare un sindacato semplice e sempre più propositivo nel promuovere politiche di conciliazione. Ad esempio, per esperienza personale, mi sono avvicinato al sindacato prima per essere tutelato dal sindacato, ma poi col tempo sono stato stimolato nell'entrare a far parte, nell'essere un elemento attivo del sindacato, così da migliorare sia la mia situazione, sia la mia vita, sia la vita del collettivo. Infine concludo con la necessità concreta di dare attuazione a un accordo sul testo unico per la rappresentanza e la rappresentatività, nonché il recepimento da parte delle istituzioni della proposta di legge di iniziativa popolare sullo sciopero intelligente, perché serve una regolamentazione adeguata e ormai sono cambiati i tempi, di conseguenza è necessario cambiare l'approccio sulla proclamazione degli scioperi, scioperi che col tempo hanno perso il proprio potere e il loro significato. Questa credo sia un'opportunità importante per riconquistare questo potere, per riconquistare la fiducia dei lavoratori. E sempre per esperienza personale, quando mi ritrovo a parlare ad esempio con amici, il sindacato viene visto non più con buon occhio, ha perso qualcosa nel tempo, ha perso fiducia. E secondo me questo è un punto fondamentale per riconquistare questa fiducia. Grazie. Grazie Pietro. Adesso la parola a Maurizio Diamante, FIT nazionale.
Allora, buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente per l'auspicio, l'ho preso come un auspicio prima quando ha detto si prepari, un auspicio. Sì, e poi dico ancora un'altra cosina, tanto che si è iniziato con un giovane, si conclude con un giovane 2.0, e quindi tanto perché l'argomento è quello. No, invece veniamo a noi, allora diciamo che volevo innanzitutto ringraziare Francesca per gli spunti importanti di riflessione che ci ha dato, cioè nel senso i dati che ci ha fatto vedere fanno capire come certe realtà sono comunque vicino a noi, malgrado poi noi non le percepiamo o comunque fortunatamente non le vediamo. Però quindi grazie Francesca, perché effettivamente c'è bisogno di parlare di queste cose anche per evitare altre che avvengano. Allora, comunque dicevo, ci sono due, anch'io sarò molto molto breve perché poi tutti aspettiamo il segretario Gigi, quindi non mi va di portare via spazio, farò come Marino, dopo 5 minuti fermatevi, ma io sono tendenzialmente sintetico. E quindi volevo dire la mia su due aspetti. Uno, quello appunto riguardante in quanto giovane 2.0, quindi quello riguardante i giovani. E precisamente, diciamo che non mi riferisco naturalmente a quelli, e ce ne sono fortunatamente tanti in sala, per i quali diciamo è stato intrapreso un ottimo percorso con l'organizzazione, quindi anzi questo deve essere lo stimolo per fare sì che siamo sempre di più. Io mi riferisco ai giovani che non hanno lavoro, che purtroppo sono tanti viste dalle percentuali della disoccupazione, o comunque dai giovani che il lavoro ce l'hanno. Vi faccio un esempio, ritengo abbastanza simpatico. Durante i miei viaggi in treno molto spesso mi capita di trovarmi vicino a questi ragazzi. Io li chiamo simil manager perché sono elegantissimi, tutto perfetto, completo, giacca, cravatta. Poi però quando capita di entrare nel discorso, primo, molto spesso non capisco che lavoro fanno. E comunque quello che viene fuori, che emerge, è comunque la problematica del salario basso, e la cosa peggiore, non si pensa mai di rivolgersi al sindacato, ma di andare direttamente da un avvocato. E questo che quindi ci deve fare riflettere, e questo che ci deve porre delle domande, perché comunque tutti quanti lo abbiamo espresso, il modo di stare vicini alle persone. Quindi, uno, dobbiamo sicuramente ascoltare di più i giovani. Probabilmente dobbiamo anche da parte nostra cambiare il modo e il metodo di linguaggio, cioè essere, io dico, meno sindacalese da addetto ai lavori e quindi più incisivi, più diretti, anche perché poi l'uso della tecnologia in qualche modo va implementato. Oggi sicuramente, diciamo così, sicuramente un sito internet o comunque un social network non possono sostituire un sindacalista nel senso fisico. È chiaro che però le informazioni viaggiano veloci, le notizie forse arrivano prima su Twitter che con un comunicato sindacale, quindi vedere di far coesistere le cose diventa importante. La terza cosa è quella che purtroppo in questo momento probabilmente anche alla politica serve questo accomunamento, e quindi dobbiamo far capire alle persone che il partito politico è una cosa, il sindacato è un'altra cosa, il sindacato fa delle altre cose che non riguardano niente e non c'entrano nulla con il partito politico. È una sfida importante, sicuramente abbiamo tutte le carte in regola perlomeno per affrontarla. Allora, l'altro aspetto invece è quello della la prateria che ieri Giovanni ha nominato, ha abbastanza colpito perché diciamo che è stato un momento importante in quanto ci sono, e la logistica effettivamente la logistica è questa prateria da conquistare, non per niente tutti quanti del merci sono intervenuti prima, hanno nominato la prateria proprio perché noi ci sentiamo come i quaccheri che dovevano costruire sul nulla. Diciamo
che fortunatamente si sente parlare di nuovo di logistica in termini, a me verrebbe da dire, come volano dell'economia, però ormai sono anni che usiamo questo, sono anni che usiamo questo termine, e quindi diciamo che ormai è uno strumento di rilancio dell'economia. Vediamo che vengono quantificati i milioni di euro che una logistica meglio efficientata in Italia avrebbe messo sul prodotto interno lordo. La riforma portuale probabilmente andrà a dar maggiore importanza agli interporti, retroporti, centri logistici, le multinazionali, qualcuno ha ricordato Amazon, effettivamente investono nei poli logistici italiani, e quindi questo, oltre al prossimo futuro sicuramente di sviluppo dell'e-commerce e quindi della distribuzione urbana, comunque ci consegna un'infinità di addetti da poter seguire, iscrivere e quindi in qualche modo sindacalizzare. Ora, arriviamo un po' al nocciolo. Diciamo che, Giovanni, secondo me la soluzione tu ieri l'hai data. Sono stati elencati quelli che potevano essere le criticità, gli errori. Comunque tu ieri hai parlato di zone fit. Io ritengo che questa sia effettivamente la strada che dobbiamo andare a perseguire. Zone fit con regia nazionale, ma che in qualche modo vengano situate nei centri logistici nevralgici, magari che possono essere anche in zona, diciamo, confinante tra diverse regioni, e quindi potremmo anche attivare un metodo di collaborazione tra le regioni adiacenti. Sicuramente è una sfida importante, perché, ripeto, ormai di logistica, con la logistica stiamo vivendo un cambiamento, non so se definirlo epocale, comunque diciamo un cambiamento epocale. Poi dovremo valutare se il modello dell'esternalizzazione ancora funziona, oppure se le multinazionali torneranno nell'internalizzazione. L'importante però è essere all'interno dei luoghi, perché il processo bisogna correre insieme al processo e non rincorrere il processo, e quindi è importantissimo. L'auspicio poi addirittura potrebbe essere quello di arrivare a un contratto nazionale di sito. Questo però, come diceva qualcuno, per il momento è un'altra storia, non corriamo troppo, vediamo tenuto fermo il contratto nazionale, di rafforzare per quello che serve il livello decentrato della contrattazione. Quindi diciamo che questo è il, ora non voglio ripetere altre cose, questo è il nocciolo del mio intervento e della questione. Concludo con una citazione di un autore contemporaneo, Orazio Diamante, che anche lui presume, pensa che il cambiamento sia... No, sono io, lo dico perché non tutti li conosco. Penso che il cambiamento sia un'altra delle parole chiavi. Abbiamo parlato delle parole chiavi usate soprattutto in questa assemblea organizzativa: giovani, donne, risorse, territorio. Io aggiungerei anche cambiamento, perché comunque il cambiamento corretto, perché cambiamento non vuol dire correggere, vuol dire progredire, è quello che renderà la nostra organizzazione, la nostra FIT, ancora più forte. Grazie per l'attenzione. Grazie Maurizio.